effetti di Lucio. Io penso che non dobbiamo dare molto retta a queste cose. Poi, come ti dicevo, guarda, io allenatori preparatissimi, liberi sulla piazza non ne vedo. L'unico che si è liberato è Klopp, ma mi sembra un po' difficile che Klopp vada al Barcellona così, cioè tu mandi via Luis Enrique che ha ancora un anno di contratto. Io credo che non sia un'ipotesi realizzabile, penso che Luis Enrique continuerà anche perché ha l'appoggio di tutta la squadra. Senti, tu in un post che hai fatto sulla pagina FC Barcellona Fans Italia hai riportato le dichiarazioni a ESPN Radio di Xavier Mascherano. Io poi l'ho ascoltate anche oggi riportate da Radio Marca Barcellona. Mascherano dice: intorno alla nostra squadra circolano sempre molte voci, ma in questo modo non troveremo mai la pace. È stato così per tutta la stagione, ma siamo stati bravi a concentrarci, sul campo, siamo sereni e siamo molto grati a Luis Enrique che ci ha permesso di vincere la Liga. Ecco, pensi che sia, cioè, secondo alcuni potrebbe essere una cosa estemporanea, invece insomma mi sembra molto veritiera e anche molto detta anche da una persona, insomma tutti possiamo dire che il nostro il grande Xavier Mascherano è uno che le cose non te le manda a dire, no? Sicuramente, sicuramente se le parole di Mascherano non sono mai buttate lì per caso, anche perché è uno dei pilastri ormai del Barça, ha fatto una bellissima stagione, un bellissimo finale di stagione soprattutto. Uno degli uomini più importanti su cui Luis Enrique ha fatto affidamento, in alternanza anche con Mathieu. Cioè, quindi io credo che siano soltanto delle voci che continuano sempre a inserirsi nei momenti clou della stagione. Ma i giocatori sanno benissimo, e secondo me anche l'allenatore, che vanno prese così. Ovviamente lui dice, ovvio che le fai uscire in continuazione, queste cose possono anche creare delle insicurezze, certo. Io ovviamente c'è da dargli conto di questo, e ha ragione quando dice così, però noi dobbiamo sperare che non vengano prese con le pinze queste cose e che lasciano il tempo che trovano. Esattamente. Senti, prima poi di andare a sentire l'altro collegamento, io ti volevo chiedere questa cosa che ci dice, che ci scrive Antonio Galletti. Allora, Lucio, ciao Antonio. Lucio resta, non ci dobbiamo preoccupare, ma non lo devi dire a noi, Antonio, lo devi dire ai giornalisti catalani, ovviamente. Poi lui dice Klopp a Real. Tu hai detto Klopp è l'unico libero. Ma insomma, io se magari andasse a Real Madrid, perché io non ritengo che Klopp sia un allenatore da grande squadra, quindi tutto da dimostrare. Ma... quindi... senti Max, Klopp a me non dispiace, è un allenatore che sa tenere molto unita la squadra, crede molto nei suoi ragazzi e loro e la squadra lo sente questo appoggio dell'allenatore. Tralasciando la stagione che ha fatto quest'anno il Borussia, veramente strana e quasi inconcepibile per i giocatori e per la rosa che ha, io credo che mancassero le motivazioni e altro. Però ripeto, Klopp sa giostrare molto bene i giovani, sa scegliere molto bene i talenti, darebbe anche secondo me un buono sguardo alla cantera. Però ripeto, queste sono ipotesi nel caso in cui ci fosse una potenziale cessione o un addio di Luis Enrique, cosa che per me è impossibile. Poi, come dice giustamente Antonio, è vero questa storia che Klopp ieri è stato visto ad Istanbul, si diceva che stesse trattando con il Fenerbahce, non credo che Klopp sinceramente faccia un salto di qualità andando dal Borussia Dortmund al Fenerbahce, con tutto il rispetto per il Fenerbahce, certo. Ma non è un salto di qualità per un allenatore che vuole eccellere e confermarsi a livello mondiale, europeo. Quindi ripeto, credo che la panchina del Real Madrid possa essere la più probabile, anche perché Benitez pare che a metà con questo Napoli, West Ham, Real Madrid. No, ma poi non è stato già cacciato da Florentino quando faceva l'allenatore del Madrid B, quindi non ci va. Appunto, penso che
difficilmente possa arrivare Benitez, perché Benitez tornerà in Premier, anche perché è il suo obiettivo per riavvicinarsi alla famiglia. Appunto. Penso che Klopp possa andare al Madrid, sì, probabilmente, come dice Antonio. Va bene, allora andiamo un attimo in una pausa, così facciamo il collegamento con Fabio, va che benissimo. Dovrebbe essere pronto. Eccoci che siamo tornati in diretta, che dobbiamo recuperare un grande barcellonista, cioè Fabio Cecchini. Ciao Fabio, come stai? Ciao a tutti, ciao Max, sto bene, benissimo, benissimo. Tutto bene? È tutto bene, Sisco, tutto bene. Ecco, Giuseppe. Quando abbiamo un Barça così va sempre tutto bene. Esattamente. Esattamente, no, un grande Barça e un grande... È un grande Lucio. Eccolo, appunto, perché io e Giuseppe stavamo cominciando a parlare per quale cavolo di motivo c'è questo accanimento, io l'ho detto accanimento terapeutico, da parte della stampa, quella italiana lasciamola perdere, ma anche parte quella catalana, che addirittura prima di ieri diceva ma Luis Enrique tanto non seguirà perché lo spogliatoio non lo vuole, si è autogestito, e invece oggi tutti titolano che continuerà anche il prossimo anno. Ma perché ce l'hanno con Luis Enrique, Fabio? Perché Luis Enrique è uno che non sta simpatico a tutti, cioè non è uno che fa buon viso a cattivo gioco, diciamo. Luis Enrique è un vero, è una persona vera, è uno che dice le cose come stanno, non è un a Livorno si dice leccaulo, cioè un rufiano, no? Certo. Un rufiano della società, né un rufiano della stampa soprattutto. Esatto. E questo la stampa ne risente di più, perché vuole andare a braccetto, e chi non va a braccetto con la società, la stampa lo martorizza un po'. Che dire, che la sua spogliatoio è stato suggestito, Max e Giuseppe e tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando, sembra un'eresia. Cioè, esatto. dopo aver visto lo spostamento di Messi da falso 9 a tutto campo, secondo me, non sulla destra, però a tutto campo o sulla destra, come viene schierata all'inizio, sulla lavagna e basta, su una lavagnetta o al PlayStation sulla destra, Messi. E quindi secondo me, dopo tutto quello che è successo, mi sembra un'eresia, vedendo poi un Barça che dall'anno scorso a quest'anno sembra totalmente un'altra squadra. Mi sembra che la mano dell'allenatore ci sia stata e come anche tanto, ci ha messo del tanto del suo, secondo me, anche perché di un Barça che gioca così in verticale erano anni che non me lo ricordavo. E secondo me quest'anno, grazie a Suarez, grazie a Lucio, abbiamo perso quella prevedibilità che negli anni dopo vittorie su vittorie avevamo acquistato, perché diciamo che il gioco Barça era stato quasi un po' limitato, no? Da questi autobus, questi pullman davanti alla difesa. E secondo me con Suarez, con più verticalizzazione, con il nuovo modo di vedere il calcio totale, il nostro calcio totale di Luis Enrique, secondo me
abbiamo fatto quel passo in avanti che oggi ci consente di lottare per tutti bene e avere già la Liga in tasca. Quindi secondo me Lucio è il maggiore artefice di questo nostro successo. Beh, ma è quello che stavamo anche dicendo con Giuseppe prima e anche durante l'inizio della trasmissione con Francesco che abbiamo sentito. Senti Fabio, ma qual è invece l'aggettivo che tu daresti a questa vittoria della Liga del Barça quest'anno? Io direi che l'aggettivo vero è squadra. Cioè non è un aggettivo, però è squadra, perché io ho visto quest'anno il Barça tornare a essere una squadra, cioè vedere come si dice il fuoco negli occhi ai giocatori, non mollare un centimetro, volere per forza questa vittoria della Liga, tornare a essere campioni di Spagna in una maniera molto forte. E io ho rivisto che oltre al gioco che dicevo prima, continuo a dire che è molto di lusso, il carattere di questa squadra, l'aggressività, cioè questa squadra sembra che non abbia mai vinto un trofeo. O sbaglio, Max? Sì, mi sembra il addirittura dalla voglia, mi sembra il primo Barça di Pep, ti dico la verità. Sembra proprio un Barça satanato di vittorie. Con una differenza sostanziale che quel Barça a un certo punto aveva paura di vincere, no? Perse il derby a casa con l'Espagnol, fece rimontare il Madrid e poi lo distrusse andando a vincere 6-2 al Bernabéu. Invece al Bernabéu. Esatto. Invece Giuseppe, per te qual è l'aggettivo di questa vittoria in Liga? Per me, io posso dirti che facendo una differenza tra l'andata e il ritorno, è stata una squadra travolgente, aggressiva e travolgente, perché è stato così questa squadra, è partita in sordina, sono arrivati vari problemi che come ti dicevo prima hanno portato un po' Luis Enrique su quelle voci dell'esonero, lite con Messi e cosa, poi come ha detto Fabio si è trasformata veramente in una squadra, io direi aggiungere anche travolgente, aggressiva, perché ha vinto praticamente, ha fatto 48 vittorie in Liga, risultato storico prima in assoluto per una squadra spagnola, ha dato una lezione di calcio al Madrid, ha vinto tante partite con tantissimi gol, insomma non ha avuto paura di affrontare le partite, ha pensato sfida dopo sfida, ha battuto i campioni di Inghilterra in Champions League, i campioni di Francia, i campioni di Germania, e adesso si trova a giocare la finale contro i campioni d'Italia della Juve. Quindi vai. Io penso una cosa, Giuseppe e Max, io penso che la cosa che differenzia tanto il girone d'andata e il girone di ritorno è soprattutto che un allenatore con un carattere come Luis Enrique, che è autoritario, e se lo segui, se segui Luis Enrique, secondo me tutti in un'unica direzione, allora i frutti ci sono. Se già due o tre persone nello spogliatoio non seguono Luis Enrique, la cosa un po' si rompe, e c'è anche un orgoglioso lui. Sì, sono d'accordo. Quindi io, secondo me Giuseppe, la differenza è stata solamente che Luis Enrique era tre mesi che era su quella panchina, quindi bisognava dargli tempo. Io l'ho sempre detto, cioè, nella pagina e anche nella tua pagina, Giuseppe, quando magari a qualcuno attaccava Lucio per i troppi cambi, per il troppo turnover, io ho sempre detto che è normale che un allenatore nuovo deve trovare una quadratura, e la quadratura non balza che doveva essere modernizzato, vediamo Rakitic, vediamo che è stato rilevato Xavi, messo Rakitic, Suarez una punta di peso, un Barcellona che doveva essere come si dice, rimodernizzato, secondo me era normale avere quel tempo di adattamento ai giocatori, quel tempo di uno schema nuovo, eccetera. Quindi secondo me è stato più un malinteso fra i giocatori e Luis Enrique che trovassero una strada comune, se secondo me, perché abbiamo visto che il Barça dopo l'anno ETA ha cominciato a giocare il calcio che voleva Luis Enrique e sono arrivate le vittorie. Quindi secondo me era anche normale che ai primi tempi avevamo un po' di adattamento. Mi ricordo anche il Real Madrid di Ancelotti l'anno scorso uguale, i primi tempi steccava un minimo,
perché non aveva mai giocato a calcio al Real Madrid con Mourinho. Ancelotti ha cominciato a fare a giocare a calcio, all'inizio non erano quei frutti dell'ultimo tempi del Real Madrid che poi è riuscito a vincere la Champions. Sì. Poi posso sbagliarmi, ragazzi. No, io condivido.